Per me, un buon vino, un grande vino, nasce da terreni particolarmente vocati alla viticoltura e avere molta attenzione a mantenere l'originale acidità che è presente nel vino. Perché in un vino tante volte guardiamo la struttura, l'estrazione e tutto quello che è il corpo del vino. Ma tendiamo a dimenticarci che la vita reale di un vino, per andare negli anni, è l'acidità, che deve essere sempre bilanciata da un corpo che sia congruo alla tipologia del vino che vogliamo produrre. Naturalmente deve essere sempre molto molto bilanciato e questo, l'equilibrio che ritroviamo nel vino, è molto importante avere lo stesso equilibrio nei vigneti. Se un produttore ha un buon equilibrio nei propri vigneti, tramite la vegetazione, riesce ad avere un ottimo equilibrio anche nell'anno. Comunque, a mio avviso, la caratteristica più importante di un vino per andare negli anni e per evolversi è l'acidità, la freschezza che un vino deve avere.